Buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale. Ragazzi, buonasera. Non è allarme rosso, non è allarme rosso, ma è una grandissima nazionale. E questa sera mi sono messo la maglia della nazionale. Questa è la maglia di Marco Capuano Under 21, originale, regalata da Marco nel 2012. Non potevo non mettermi questa maglia questa sera, proprio stasera, che l'Italia torna a fare una partita da Italia con la I maiuscola. Raga, 6-0 con il Liechtenstein. Era una partita dove l'Italia doveva, dopo il 2-0 con la Finlandia, consolidare la leadership nel gruppo, vincere la seconda partita consecutiva, soprattutto con tanti gol. Ma quante volte negli anni passati, non voglio ripensare più a Ventura. Mamma mia, che Italia di merda con quell'allenatore di merda proprio. Mamma mia, proprio, guarda, usciti con la Svezia. Finalmente vediamo un'Italia come lo volevamo noi, un'Italia che gioca in attacco, un'Italia che gioca all'attacco, un'Italia spavalda, fatta di giovani e di gente che merita la nazionale, non fatta di giocatori. Ma per quanto tempo abbiamo visto Montolivo, De Rossi? Oddio, guarda, non lo so, io non ti... Raga, vi giuro, certi giocatori non li sopportavo più. Lo stesso Buffon. Finalmente, vaffanculo, a 40 anni vattene, io che lo pari in Saint Germain, e non rompere più le palle, Buffon. Ci abbiamo altri giocatori, ci abbiamo Donnarumma, che è 18 anni, è un fenomeno. Facemi una Donnarumma, facciamo giocare i giovani in questa cazzo di... Ma l'avete visto stasera, che terzini sinistri, che teniamo in nazionale, Spinazzola, e come cazzo non fa giocare nella Juve, io che l'umorte di Alexandro là a sinistra. Come fa Spinazzola a non giocare, mi chiedo io. E sì che è stato infortunato al ginocchio e è rientrato, però Cussura è un titolare tutte le partite, tutta la vita. Questo è un terzino sinistro del futuro. Stasera abbiamo visto, se ce ne fosse bisogno, anche dopo quella partita della Juve contro l'Atletico, che Spinazzola è un giocatore che le palle quadrate. Grande Spinazzola, sono contento per te perché se lo merita questo ragazzo. Grande Romagnoli in coppia con Bonucci, finalmente. Non lo so perché Chiellini non ha convocato, forse stava infortunato, però i giovani, Romagnoli titolare, Bonucci, Bonucci, tu sei uno sputo, rimarrai sempre uno sputo per me, uomo di merda, Bonucci. Perché io, da italiano, schifo che il capitano della nazionale sia un uomo di merda come Bonucci. Dopo quello che ha fatto la Tarantella, che illumina, annecchi la Juve, è andata al Milan, ha preteso la fascia, perché lui era Bonucci, spostava gli equilibri. Stundundide. Queste persone non meritano di rappresentare l'Italia con la fascia. Questa sera doveva essere Quagliarella il capitano in campo, non l'umorta accisi di Bonucci, che è forte come giocatore, però come uomo è una merda, e come uomo di merda non puoi mai rappresentare la mia nazionale, mai. Comunque va bene anche così. Anche questa sera abbiamo rivisto un po' di Pescara in campo, se ve lo siete scordati, eh. È tornato al gol il Gufetto Verratti. Bella prestazione di Verratti, e finalmente sta giocando a centrocampo in un ruolo a lui congeniale, insieme a Giorginio che gli copre le spalle. Sensi, altro bellissimo giocatore lì davanti. Kin, raga,
Kin a me mi sembrano i manichini di Chumbawamba. Non se conosci Chumbawamba, però Kin mi sembra che li capelli nu manichini di Chumbawamba. E comunque ha segnato per forza, è rimasto in campo tutta la partita. Gli hanno fatto fare quel gol. Si impegna il ragazzo, ma secondo me deve ancora crescere, che nonostante sia forte, però piano piano, piano piano, tempo al tempo, non creiamo un altro Balotelli, un altro mostro dalle aspettative che poi non mantiene. Quindi calmi, calmi, che giovane, calmi, calmi, calmi. E comunque dicevo, anche questa sera un po' di Pescara in campo con Verratti, Coppolitano, se vi ricordate, Verratti e Politano. Cristante stava in panchina, Biraghi stava in panchina. C'è un po' di biancazzurro sempre anche nella nazionale. Va bene, vuol dire che in questi anni comunque il Pescara qualche giocatorino l'aveva anche azzeccato. L'aveva poi. Vabbè, comunque, raga, nell'altro gruppo. Mi pare che la Bosnia ha pareggiato con la Grecia 2-2, vinceva 2-0, espulso Pjanic, che quindi forse sarà squalificato pure per la partita che giocherà contro di noi. Meno male, meno male. Importante, importante era vincere. L'importante era vincere, fare tanti gol. E niente, quindi vuol dire che siamo finalmente nel calcio, siamo tornati nel calcio che conta, stiamo tornando ad essere protagonisti, ci dobbiamo qualificare agli europei, perché secondo me con questa nazionale andremo lontani se per 2 anni giochiamo con questi giocatori giovani e soprattutto non c'entrano le lobby e i poteri forti, e ne abbiamo a chiamare tutti gli giocatori della Juve. E ogni volta quelli dei procuratori, Raiola, eccetera, eccetera. Lo sapete, no, mi stufo a parlare di queste cose. Il calcio deve essere uno sport, il calcio deve essere una cosa pulita. Chi merita in nazionale? Quagliarella, capocannoniere in Serie A, nazionale, giusto, giustissimo. Basta. Insigne, sono 3 mesi, non sta a fare un cazzo. Fuori, 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 fuori. Basta. Questo è. Però, raga, stavo vedendo un attimo una cosa. Sto cercando, vediamo se lo ritrovo. Volevo parlare. Quello. Volevo vedere proprio la classifica del nostro gruppo. Raga, perché mi pare che siamo soli in vetta, quindi bene, bene così, che cosa possiamo dire più di che cosa potevamo volere più di questo? Va bene, raga, io vi saluto, mi raccomando. Commentate, fatemi sapere cosa pensate di questa nazionale, se vi piacciono le varie convocazioni di Mancini. Comunque, un attimo, prima di chiudere il video, tutti quanti, quando è stato preso Mancini, perché a me mi piace Mancini, un allenatore sopravvalutato, ha vinto con l'Inter, solo perché l'Inter, quando la Juve l'hanno mandato in serie B, alle altre squadre, Mancini ha vinto all'Inter, ha vinto in, come cazzo si chiama, in Russia, quando stava in Russia, e Mancini ha fatto bene pure in Inghilterra. Non ve lo scordate, Mancini al Manchester City. Quindi Mancini è un signor allenatore, non è l'ultimo arrivato, e soprattutto fa giocare bene anche le sue squadre, e quest'Italia gioca bene. Quindi, prima di parlare di male di Mancini, occhio, occhio veramente, perché
Siamo sulla buona strada, eh. Siamo veramente sulla buona strada. Ma tu guarda se io riesco a trovare, mannaggia la miseria, oh. Ma tu guarda se io riesco a trovare la classifica dell'Italia. Incredibile. Non si trova. Niente, trovo la cosa dell'Italia, però la classifica del girone non si trova, quindi raga, mi dispiace, non ve la posso dare. Comunque l'Italia ha vinto 6-0 con il Lichtenstein. 6-6-6-6-6-0 con il Liechtenstein. Siamo primi nel nostro girone, ce ne andiamo a giocare a testa alta con tutti. Con tutti siamo tornati, un'Italia con la I maiuscola, un allenatore con la A maiuscola, giocatori giovani con voglia di dimostrare e di vincere. Oh, finalmente. Sempre Forza Pescara e Forza Italia a tutti. Ciao, mi raccomando, commentate e condividete il video, lasciate il like se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti, sempre Forza Italia. Ciao.